Rimane a dormire e si dimentica degli esami di terza media. Il preside lo va a prendere a casa. Mamma mia, non so, può stare tranquilli un attimo. Andiamo, non ci volevo andare, voglio. Però vi immaginate il trauma del suo bambino, che appena aperto gli occhi si è ritrovato alla faccia del preside davanti. First reaction, shock. Shock because... E dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo, il burino più grigio del web. Oggi tornerò con le notizie italiane più assurde, proprio incredibili, allucinante, da scapoccio. Italiane ma non solo. Donna dichiarata morta si sveglia due giorni dopo durante i funerali. Il figlio è resuscitata. Vabbè, queste sono cose che capitano ai più fortunati. Poi gli hanno dato una bottigliata in testa e si è rimessa a dormire. E hanno proseguito il funerale. Torna il tradizionale raduno delle porche. Non delle Porsche, proprio delle porche. Che poi questa la conosco, questa è Ascoli Piceno. Io ci ho fatto un video sulle olive ascolane, ve lo linko qua. Mi sono fatta una scorpacciata di olive. Tutto vero, il figlio di Walter Nudo sta con una ragazza che si chiama Vanessa Vestita. E ragazzi, ho fatto una ricerca e purtroppo confermo che è vero. Cioè, ma perché state insieme? Ma lasciatevi, non potete stare insieme, ve pigliano per culo tutta la vita. E dai, Gesù. Nudo sta con una vestita, se può sentire. Secondo me si sono messi insieme solo per questo. Allattamento Università di Oxford, che come tutti sanno sono quelle università dove fanno quegli studi assurdi. E infatti, con latte materno per almeno 12 mesi, voti più alti a scuola. Poi se ai vostri figli gli fate pigliare il latte materno per i primi 3 anni di vita, lo diventa proprio Einstein. Pare che la probabilità di conseguire migliori risultati scolastici aumenta del 39% per i bambini allattati al seno più a lungo. Quindi signori, a saperlo, io stavo ancora attaccato alla tetta di mia madre. Scompare nel nulla per giorni e si teme il peggio. La polizia lo ritrova in casa. Era ubriaco fradicio. Mamma mia, non si può stare tranquilli un attimo. Questo si stava divertendo, e poi io. E subito a pensare al peggio, e namo, no? Lascia il fidanzato di una escort, i clienti mi trattano meglio del mio ex, viaggio gratis e risparmio per comprare casa. Ma che davvero, pensa come ha preso il fidanzato, scioccato a vita. Questa, lasciata il fidanzato, gliene frega niente dell'amore, l'importante sono i sordi. I sordi, l'amore passa. Oh, attenzione a questo, fermato all'aeroporto di Venezia, aveva nelle valigie un quintale di pesce putrefatto. Ma perché te devi portare un quintale di pesce nelle valigie? Che poi voglio di sta foto, non è che serve l'ho fatto proprio da un cane per capire che dentro la valigia c'è sta il pesce putrefatto. Lo capisce anche un uomo. Anche un uomo proprio che ha la bolletta qua. Mica servono i cani addestrati. La maestra e i bimbi, chi non salta Juventino, scoppia il caso. Cioè, ma che maestre ci stanno in giro? Infatti chi non ha saltato è rimasto lì fermo, è stato rimandato a settembre. In alcuni casi addirittura espulso. Questa è una maestra che ha scapocciato col calcio. A Palazzo Madama si lavora sull'ipotesi di far entrare cani e gatti con i senatori. Vabbè, tanto lì al senato in politica fanno entrare cani e porci, quindi cani e gatti si può fare. E questa fantastica idea di Micaela Biancofiore, Maravetto e i figli allora. No, fammi entrare tutti, fammi pure un bar, che tanto là non si lavora, si fa festa. Ecco i no wash, quelli che non fanno il bucato per salvare la terra. La maglia uso l'aceto e i jeans li lavo una volta l'anno. Però figlio mio, che schifo. Ma i medici, idea pessima, virus e batteri si depositano sui vestiti. E certo che si depositano, oltre ai batteri, pure a merda si deposita. Cioè io voglio dire, so per l'ambiente, ma non per la sporcizia. Se devi andare in giro con i jeans che puzzano di morto, no, eh. Attenzione, parla la moglie del sindaco di Genova. Il sistema per non farlo urlare? Quando ti dice di fare una cosa, farla subito, così vivi tranquilla. Credo lo abbiamo capito in comune. Ma mi sa che sta moglie è un po' sottomessa. Lui mi dice di tingermi i capelli, gli rispondo che lo farò quando se li tingerà lui. Brava, fai valere i tuoi diritti. Che dire, sono grigia perché ho 62 anni, mi si deve prendere così. Ma voglio dire, ragazzi, ma i panni sporchi se lavano in famiglia. A proposito del lavaggio dei panni, che ce frega dei vostri problemi? E non rompete i coglioni. Di nuovo lascia il fidanzato dopo 8 anni e decide di fare la escort e basta. Viaggio gratis ovunque e guadagno 200 sterline ad appuntamento, abbiamo capito. 24 anni londinese, racconta sui social i benefici di essere una escort. Dai raga, unimosi a lei. Questa comunque ha scapocciato. I sordi. Insegue l'uomo che gli ha rapinato i soldi e viene rapinato pure della collana. Ma è assurda sta cosa. Cioè due volte ha rapinato. Quindi se ve rapinano, lasciate stare, perché ve potrebbero rapinare un'altra volta. Non peggioriamo le cose. Sassari tenta di rubare ma si addormenta. La polizia lo arresta in un garage. Ma vabbè, poverino, lo capisco, se stava pure a riposare. Dopo una rapina, oh, è pesante. Si sarebbe impossessato di 150 t-shirt. Poi il riposino. Mamma mia, non si può lavorare tranquilli qua. Si travestono da Teletubbies e rubano un carrello elevatore ballando. Cioè scusate, ma questa immagine è veramente inquietante. Immaginate
immaginate la notte andare a recuperare la vostra auto in un parcheggio e vi trovate sta scena. Cioè, da brivido. Emilio Fede non fa in tempo ad arrivare al funerale di Berlusconi. Il mio autista è sparito, va arrestato. Emilio Fede è fedele fino alla fine, però alla fine poi hai perso proprio il funerale che non volevi perdere. Ma addirittura arresta l'autista, mi pare un po' eccessivo. Ecco l'uomo che ha sposato un cobra, è la mia fidanzata reincarnata. Ma che davvero? C'è il ragazzo thailandese che ha sposato un cobra pensando che era la reincarnazione della fidanzata. Tu lo sai bene, figlio mio. Poi ogni tanto il cobra lo morde e lui dice: no, ma lo faceva anche la mia ragazza quando era nel corpo umano, lo faceva. E lei, la riconosco. Mi mordicchiava sempre. Mordacci tua. Sono Gesù e non rispetto limiti, processato e assolto per la violazione di domicilio al centro spirituale. Oh, e Gesù mica lo vorrei condannare. Allora la storia non ti ha insegnato proprio niente, eh? E Gesù fa come gli pare. Marito guarda la cassiera del supermercato. La moglie furiosa le fa sbattere la testa contro il monitor. Cioè, ma scusate, ma perché? Perché la moglie se l'è presa con la cassiera? Ma pigliatela con tuo marito, casomai. La gente non sta bene. Denuncia i poliziotti per averlo malmenato. Finisce per picchiare i carabinieri. Ma poi questo è uno che ce l'ha con le forze dell'ordine. C'è proprio affezionato. Mena tutti, se c'erano i finanzieri, menava pure quelli. Gli propongono di fare sesso a tre e lui le fa arrestare. Ma sei matto? C'è gente che farebbe salti di gioia per sta cosa. È successo in pieno centro a Milano, nei guai due ragazze di 18 e 20 anni. Cioè, non lo so, non voglio giudicare, a meno che non gli sono saltate proprio addosso, però. E un po' di vita. Però vabbè, dai, magari era fidanzato. Mio mamma si fa un selfie in sala parto per fotografare il marito svenuto. Ma questi sono gli articoli importanti. Però vabbè, dai, la foto è simpatica comunque. Lui è caduto proprio come una pera cotta. Mia sorella ha scongelato gli avanzi del mio buffet di nozze e li ha serviti al suo matrimonio 8 mesi dopo. Era tutto secco, ho detto agli invitati di non mangiarlo. E ci credo, figlia mia, qua si intossicano tutti. Ma come si fa a fare una cosa del genere? Avvelenamento puro. Vabbè, poraccia, questa è per risparmiare. Dai, io su quel cibo non si butta. L'avvocato muore e non gli comunica che è stato assolto. 49enne rimane altri 2 anni ai domiciliari. Mamma mia, ma questa è proprio sfiga però, eh. I 2 anni non te li ridà indietro nessuno, eh. Però se ti può confortare, sta messo peggio l'avvocato. Cibo gratis per tutti, offro io. Ma Donald Trump se ne va dal ristorante senza pagare. Donald Trump! Sei un paraculaccio. L'ex presidente si è presentato a sorpresa in un celebre ristorante di Miami, ma se n'è andato senza dare il conto dei suoi sostenitori. E lui ha condotto tutta la sua campagna politica così. Così si fa, così si vince. Fai di nuovo l'America grande, ma senza pagare il conto. Poi c'è stata un'intervista a Harrison Ford. Han Solo o Indiana Jones? Chi vincerebbe in una lotta? Harrison Ford. Perché mi chiedete questa stronzata? Cioè, ma veramente, ma che domande del c***o fate? E poi dopo sta risposta di Harrison Ford, il ragazzo che gli ha fatto la domanda non ha fatto più domande a vita proprio. In nessuna conferenza, neanche a scuola, si è ammutorito proprio a vita. E pensa Chad Ward prima di sparare ste c***o. Cagliari, scoperto un falso neurologo. Esercitava la professione ma aveva solo un diploma. Vabbè, dai, ma per fare neurologo che ci vuole la laurea? Non ci vuole la laurea per capire connessione snap, tocca tutte le cose. Dai, su, te leggi il libro sull'argomento e via, no? Rischia di annegare per nuotare fino allo yacht di DiCaprio. Questa è una fan che è andata fuori di capoccia. La fan si è lanciata in mare per raggiungerlo ma ha accusato un malore. È successo a Forte dei Marmi, una donna di 50 anni. Vabbè, ho capito che c'è stata DiCaprio, ma mamma mia, state tranquilla, oh. Oh, c'è stata DiCaprio. Sai nuotare? No, ma che cazzo me ne frega, io mi tuffo. Ritira il cane dal toilettatore e dopo ben 4 mesi scopre che non è il suo. Ma non ho capito, te ci sono voluti 4 mesi per capirlo. Perché il suo cane era a pelo liscio, però in questi 4 mesi ha cominciato a vedere che cresceva un po' ricciolino. E gli è cominciato a venire dubbio. Entra a scuola per rubare, ma c'è il consiglio scolastico e il rappresentante dei genitori è maresciallo. Denunciato ad Uboldo. Pure questo voglio dire, è sfiga vera, eh. Ma poi che cazzo devi rubare a scuola. Quindi mi raccomando, fate leggere sempre il rappresentante dei genitori, un maresciallo o comunque uno della forza dell'ordine. Così state tranquille. Un premio Berlusconi per i politici onesti. La proposta di un parlamentare russo. Beh, c'è una proposta che se ne può parlare. Oh, attenzione a questo articolo. Roberto Bolle: ogni giorno parlo con il mio c'è puntini puntini. Non sappiamo cosa diceva l'articolo, ma scritto così e con st'immagine. E dai, su, con sta posizione sembra fatta apposta. Il bancomat gli mangia la tessera e lui lo spacca con un crocifisso. Cioè, io voglio dire, no, capisco l'incazzatura e anche il panico del momento. Il fatto strano non è che lui ha spaccato il bancomat, ma è, ma perché c***o c'aveva il crocifisso dietro? Boh,
Mistero della fede. Alla scolaresca in gita non piace come guida l'autista. Lui li scarica tutti in mezzo alla campagna. Cioè, guardate, sembrano tutti sfollati, poverini. A rendere insofferente il guidatore sarebbero stati i commenti dei genitori che accompagnavano i figli nella gita. Ah, cosa strana che mi chiedo, ma come hai fatto a farli scendere tutti? Cioè, uno so, assurdo, manco un episodio dei Simpson. SOS del centro passaggio orientale, non chiedeteci extra, qui niente sesso. Solo massaggio, nessun extra, per favore smettila di chiedere. Attenzione, servizio di massaggi, questo non è un servizio sessuale. Le chiamate o i messaggi rispettosi inviati ci comporteranno il blocco del vostro numero. Tu, voglio dire, ragazzi, non è che se è un centro massaggi cinese devono fare per forza anche quella cosa lì. Non insistete! Questi vogliono lavorare tranquilli, vogliono fare solo i massaggi. Ragazzo cieco cacciato dalla palestra. Una donna mi ha detto che la stavo fissando e ha chiamato il proprietario. Toby Edison, 21 anni, ha raccontato l'incredibile episodio sui social. La donna, dopo averlo accusato, è andata a chiamare il manager che lo ha espulso dalla struttura. Ma poverino! Ma poverino, era cieco! La donna subito ha pensato male a chiamare il proprietario. Quella serie, oh, ma chi te se incula? Aiuto, mia moglie è scomparsa! Ma in realtà non voleva rispondergli al telefono. Lei avrà fatto almeno 20 telefonate. Ci stiamo separando. Niente, amico mio, non te ne vuoi proprio fare una ragione, eh? E dai, Gesù, è la vita. Lui rompe i coglioni. Come tu devi dire? Guadagnare di più rende felici. Ora lo dice anche la scienza. Ma davvero? A provare la correlazione tra soldi e felicità è uno studio di neuroscienze. Cioè, è stato fatto proprio uno studio di neuroscienze. E sapete chi l'ha fatto lo studio? Il neurologo di prima, quello che era diplomato. Sicuro a capo degli studi c'era lui. Costipata da diversi giorni, va in bagno ma perde la memoria per il forte sforzo. Ma è davvero? Era costipata da giorni e quando va in bagno perde 10 anni di memoria per lo sforzo. È successo a Hong Kong che da diversi giorni aveva problemi ad andare in bagno. Quando è riuscita a liberarsi, si è liberata proprio tutti i pensieri. Qui mi raccomando, Arcesso, non vi sforzate troppo. Potreste perdere tutti i ricordi, che fin tanto so quelli brutti, va bene. Però voglio dire, questa era persi 10 di anni di memoria, eh. Una botta sola, una scoreggia sola. E è andato tutto in fumo. Alexa, dov'è mio marito? Alexa smaschera il tradimento del partner. È successo a Milano. Ora voglio dire, qua non c'è l'articolo, ma andate a cercarlo su Google perché è vero, è molto divertente. L'ha praticamente geolocalizzato. E Alexa fedele, amica. Beh, ragazzi, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E vamo là!